Scuole sicure, capitolo secondo. Dopo lo screening di massa agli studenti delle scuole superiori avvenuto fra il 28 gennaio e il 3 febbraio scorsi, ricompaiono i tamponi fra i banchi di scuola. E tornano con la stessa modalità organizzativa. Sarà infatti il comune di Pesaro a farsene carico dopo aver incassato un'altra bocciatura da parte del Consiglio regionale. Il secondo turno inizierà giovedì 4 marzo e la novità è che durante i pomeriggi saranno coinvolti anche gli studenti delle scuole medie e i loro genitori. Il sindaco di Pesaro Matteo Ricci ha enfatizzato come il test aumenti la sua efficacia se ripetuto con cadenza almeno mensile. Va ricordato come il precedente screening abbia rilevato 16 casi positivi al contagio da Covid-19 su 5.104 persone sottoposte al tampone fra studenti e personale scolastico. Ricci ha definito incredibile l'ostinazione della regione ad astenersi da questa programmazione dopo aver visto respinta la mozione proposta dai consiglieri regionali Micaela Vitri e Andrea Biancani. La bocciatura è stata motivata perché ASL in questo momento ha il personale impegnato nelle vaccinazioni. Anche noi riteniamo che la vaccinazione sia prioritaria, però riteniamo che sia importante anche uno screening periodico degli studenti per garantire una scuola in presenza, garantire una scuola in presenza sicura per i giovani, per il personale, ma anche per le loro famiglie. Abbiamo fatto ulteriori proposte che non avrebbero utilizzato il personale di ASL, che sono ad esempio la possibilità di attivare convenzioni o col medico di base o con le farmacie o con i laboratori convenzionati. È già stato fatto in altre regioni come nel Lazio, in Toscana e in Emilia Romagna. Non vediamo il motivo per cui non si possa fare anche nella regione Marche. Questo consentirebbe test rapidi, periodici per gli studenti e per il personale e soprattutto gratuiti. Noi riteniamo che la scuola in presenza sia una priorità e per poter garantire la scuola in presenza fino a giugno sia necessario uno screening all'interno delle scuole. Il vaccino partirà nelle prossime settimane, partirà per gli insegnanti, ma prima di riuscire a vaccinare tutti gli insegnanti passerà probabilmente qualche mese e per gli studenti a questo punto non se ne parla neanche, quindi gli studenti saranno vaccinati se va tutto bene durante l'estate o addirittura da settembre in poi. Quindi uno screening diventa sempre più importante. Un caso sanitario che sconfina di nuovo nella diatriba politica con lo stesso PD di Pesaro e la deputata Alessia Morani che attaccano la posizione ostruzionista della maggioranza in regione. Oltre al no ai tamponi agli studenti, la mozione ha incassato pure la mancata approvazione ai tamponi fra gli atleti delle società sportive dilettantistiche impegnati nelle competizioni agonistiche. Un altro settore in cui il comune di Pesaro è intenzionato a muoversi in autonomia.